Cerimonia di premiazione del progetto Scugnizzi a Vela questa mattina nella base navale Acton della Marina Militare. Promossa dall'associazione Life Onlus, l'iniziativa coinvolge alcuni giovani a rischio di devianza ed emarginazione dell'area penale campana. Nel cantiere scuola, alloggiato nell'antica falegnameria borbonica, i ragazzi imparano il restauro e la manutenzione delle imbarcazioni di legno. Apprendisti e volontari sono stati premiati dall'ammiraglio Edoardo Serra, dal sindaco Luigi De Magistris, dal capo dipartimento della giustizia minorile Gemma Tuccillo e dal senatore Vincenzo Presutto. Noi ci sentiamo assolutamente parte integrante della città, al di là delle mura che sono necessarie per le esigenze di safety e di security intorno a una base navale, ma non siamo una realtà avulsa e anzi questo come altri progetti sono la testimonianza di quella che è la politica della Marina sul territorio. È nata questa collaborazione già nel 2007 che ci consente di camminare a fianco, di affiancare i volontari dell'associazione. Lo facciamo rendendo disponibile la nostra professionalità, lo facciamo rendendo disponibile questo ambiente, un ambiente storico che fa parte della cultura, della storia della città di Napoli. I ragazzi lavorano in quella che era la falegnameria borbonica della base di Via Acton. Lo facciamo rendendo disponibile le nostre conoscenze, cercando di essere un esempio positivo. Il percorso educativo prevede anche degli imbarchi sulla nave scuola Matteo, un bialbero in legno di 15 metri. L'iniziativa ricorda quella del 1914, quando il ministro della Marina fece dono alla città di Napoli della nave asilo Caracciolo, dove furono accolti centinaia di giovani napoletani in difficoltà, che sotto la guida di Giulia Civita Franceschi si formarono ai mestieri del mare. È un'iniziativa molto bella, sono venuto anche gli anni passati, ne condivido molto i contenuti, il metodo, lo spirito, il messaggio. Ci credo moltissimo, ho fatto anche il magistrato per tanti anni, quindi so perfettamente che non è gettando la chiave che risolvi i problemi di una società, soprattutto quando sbaglia un ragazzo. Se sbaglia un ragazzo ha sbagliato la società, ha sbagliato la comunità, che non può un bambino di 13 anni nascere delinquente. Evidentemente c'è chi non si è accorto che strada stava prendendo, chi non gli ha offerto un'alternativa, chi non ha teso una mano. Poi chi sbaglia deve pagare, perché a oggi la violenza è anche molto forte sin da giovani e questo va denunciato con forza, va contrastato, ma va contrastato con la costruzione di alternative che si fondano soprattutto sulla cultura.